Ciao a tutti, da un po' di tempo a questa parte in rete è stata lanciata una sfida per la raccolta fondi volta a combattere la SLA, chiamata Ice Bucket Challenge, e a quanto ho capito consiste nel farsi filmare mentre si viene lavati da una secchiata d'acqua ghiacciata, seguita da una lista di persone che si vogliono sfidare. In questi video si vedono partecipi non solo comuni persone, ma anche gente famosa. La cosa che mi ha stupito è stata la complicità fra persone e la velocità di diffusione in rete delle varie clip. Oggigiorno non bisogna essere un fisico, un politico, un professore, un presidente per accorgersi che il mondo peggiora sempre più la sua situazione, dalle guerre alle ingiustizie alla corruzione, ma purtroppo le persone sono troppo impegnate, sempre più deboli e con meno diritti dalla loro parte, e questo impedisce che ognuno di noi abbia il tempo e la volontà vera di prestare attenzione a ciò che piano piano ci stiamo dimenticando: la nostra felicità, il nostro amore verso il prossimo, la nostra fiducia verso il prossimo, la nostra voglia di evolverci, di migliorarci intellettualmente e moralmente. Il che mi fa pensare che sarebbe da sciocchi non approfittare di questa ormai famosa, spiritosa e molto diffusa sfida. Ecco quindi che sfido ognuno di voi, Nobel per la pace, presidenti e papa compresi, a ritrovare la nostra vera felicità, la nostra vera bellezza, ciò che veramente siamo, partendo con un piccolo passo che potrà forse, grazie a tutti noi, diventare un lungo e prosperoso viaggio. Mi chiamo Maestrello Nikita Yuri e chiedo, per il bene della nostra specie, che venga sospesa definitivamente ogni tipo di guerra. Oh, boy.